Gentili signori e signore, carissimi amici ed amiche, come vi ho promesso, cogliendo il desiderio che molti di voi hanno espresso di vedere qualcosa di stimolante sulla nostra amata città di Venezia, mi sono dedicato alla ricerca in internet di quanto mi permettesse di confezionare una serie di filmati da proporvi della durata di un'oretta circa ciascuno, e che ho voluto intitolare Sulle ali del leone, cioè sulle ali del leone di San Marco, come si intende. Perché questo titolo? Perché ho immaginato di spiccare il volo assieme a voi in groppa al nostro leone alato, come avete visto nelle immagini introduttiva, dove una bella ragazza incoronata che rappresenta la Serenissima, che ci porta là sopra i cieli veneziani alla scoperta di quanto di bello ci sta offrire la nostra città. Ebbene, in questo volo andremo a toccare i vari aspetti della nostra Venezia, sia storici che culturali, artistici, ma non solo, poiché Venezia è una fonte inesauribile di tante altre cose riguardo alla vita popolare, con tutti gli usi, costumi e tradizioni, la musica con le sue canzoni e, perché no, con la cucina tipica e tanti altri aspetti che tale ambiente dalla storia millenaria sa offrirci. Bene, in questa prima puntata vi presento alcuni tasselli di questo variegato mosaico, nella speranza di proporvi un piacevole intrattenimento. Mi sembra doveroso evidenziare che per rendere omaggio alla nostra amata città bisogna iniziare con l'inno a San Marco.
Viva il Doge, viva il mar! Viva il Doge, viva il mar! Vino di guerra, San Marco dei Prodi, il nostro vessillo vogliamo sui mari. Il nostro vessillo vogliamo sui mari. Al silenzio fra tanti canali vogliamo la voce del suo gondoliere che spinge la barca vogando sul remo cantando con voce la mesta canto. Mia cara Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina possente sui mari, tu fosti regina possente sui mari, cinta di glorie, speranze d'amore. Viva Venezia! Sulle aree del Leone vogliamo e godiamoci una Venezia inedita per la maggior parte di noi. Via, allacciamoci le cinture e decolliamo. Thank you.
Emozionante, vero? Tutti noi abbiamo ascoltati dalla nostra cara Lucia che uno degli eventi storici più importanti della storia di Venezia è stata la battaglia di Lepanto del 1571. Ma credo che sia giusto dedicare a questo evento ancora la dovuta attenzione e approfondire le dinamiche che hanno portato a questa battaglia e analizzare le forze in campo, aiutati anche nella presentazione del noto storico Alessandro Barbero, il quale ci farà capire come è stata preparata e poi attraverso anche dei grafici e comprendere qual è stata la tattica vincente. A voi la battaglia di Lepanto. La cosa che mi ha colpito di più quando ho cominciato a studiare la battaglia di Lepanto è l'enorme quantità di fonti che ci sono. Io nasco medievista e sono abituato a studiare appunto un medioevo in cui spesso le fonti sono rare, bisogna andarle a cercare faticando, interpretarle. Invece le fonti per il Cinquecento sono una marea. Si può sapere tutto, e non solo la battaglia, ma soprattutto c'è una marea di fonti sulla preparazione della battaglia. E quello è diventato in realtà rapidamente il taglio principale che io ho dato al libro. Cioè, qual è il punto? La battaglia è il punto d'arrivo di un percorso. Ci sono tre grandi imperi, quello turco, quello veneziano, quello spagnolo, che per anni si preparano a questa battaglia. E prepararsi non vuol dire soltanto i negoziati a livello governativo, gli ambasciatori, anche su quello si sa tutto, ci sono le lettere segrete che si scrivevano, ciascuna alla sua corte, denunciando quelli con cui stava trattando, che stavano barando. Ma non è solo questo, c'è anche proprio l'aspetto della costruzione degli apparati militari, la costruzione delle flotte. Noi oggi diciamo si fa la guerra, si mette in mare una flotta, si invade Cipro, si va a dar battaglia. Ecco, tutto questo comportava un investimento, uno sforzo economico, amministrativo, umano, colossale, e tutto questo è documentato negli archivi. Il gigantesco sforzo per fabbricare le galere, trovare il legname, trovare la pece, la tela per le vele, in un mondo in cui tutto è ancora abbastanza scarso e le cose bisogna andarle a cercare. Lo sforzo per reclutare i rematori, e ce ne vogliono decine di migliaia, e nessuno lo vuole fare quel mestiere. Reclutare i soldati e trovare i soldi per pagarli, e trovare il biscotto da dargli da mangiare, fabbricare il biscotto e ammassare vino, olio, riso per dar da mangiare a tutta questa gente, impegnando apparati statali, amministrazioni, ambasciatori che producono una quantità enorme di scartoffie e meno male che lo fanno perché adesso tutta questa roba appunto sta negli archivi e andandola a cercare viene fuori una storia affascinante. Ecco, ancora più che non la battaglia, che ovviamente è il punto d'arrivo, il momento culminante del libro, questo che io ho fatto è stata la storia di come dei grandi imperi del Cinquecento si attrezzano per far la guerra e facendo questo impegnano allo spasimo tutte le loro energie e coinvolgono in pieno tutta la loro popolazione, da quell'ambasciatore spagnolo a Genova che a un certo punto è impazzito per il peso di tutte le richieste che gli venivano fatte e fabbrica tonnellate di biscotto, tonnellate di polvere da sparo e dai da mangiare a 7.000 soldati tedeschi che stanno per arrivare e così via. Fino appunto alla povera gente che si vedeva arrivare al paese l'ordine del governo e bisognava reclutare un po' di giovanotti e mandarli a remare sulla flotta, da dove magari non sarebbero poi tornati. Ecco, fonti che ci raccontano come si faceva questo nell'impero di Venezia, come lo si faceva nell'impero di Filippo II, ma anche fonti che ci raccontano come facevano i turchi a fare tutto questo. E una dimensione che rapidamente io ho pensato che doveva essere dominante in questo libro è proprio di far vedere la storia dai due punti di vista. Perché troppo spesso i libri scritti su un episodio che è rimasto nella nostra memoria collettiva occidentale, come Lepanto, ecco, troppo spesso sono scritti dal nostro punto di vista. La vittoria della croce, il trionfo della cristianità e degli altri non ci si preoccupa più di tanto. In realtà è proprio appassionante andare a vedere chi erano gli altri.
e scoprire alla fine che erano molto molto simili a noi. Perché questa è la cosa che poi veramente viene fuori. Questi sono imperi mediterranei che hanno lo stesso tipo di abitanti, lo stesso tipo di economia, gli stessi problemi, si assomigliano molto. L'impero del sultano, che è ufficialmente un grande impero musulmano, poi è abitato per metà da cristiani. Non solo, ma i visir del governo di Costantinopoli, i comandanti degli eserciti, sono quasi tutti ex cristiani reclutati da bambini per il servizio del sultano e poi diventati musulmani. A Lepanto l'unico ammiraglio turco che se la cava bene e torna a casa con la reputazione intatta, in realtà è un italiano, un calabrese, Ulucci Ali, di Isola Capo Rizzuto, rinnegato, passato al servizio del sultano. Ecco, è un mondo intrecciato dove ci si conosce, si commercia, gli uomini si muovono, passano da una parte all'altra. Non vuol dire che non si odiano, si odiano moltissimo e ciascuno ha una gran paura dell'altro. Il Cinquecento del resto è un secolo carico di odio e di paura. Ci si odia ma proprio perché si è così simili. Allora, quando oggi si parla di Lepanto e si dice lo scontro di civiltà, è bene, ma a patto che sia chiaro che è uno scontro dentro una stessa civiltà, fra forze che appunto si odiano proprio perché si assomigliano così tanto. Dopodiché è anche interessante scoprire nelle carte di quell'epoca che l'odio andava anche molto al di là dello scontro fra cristiani e musulmani. E allora uno si chiede, come mai ci ricordiamo Lepanto come emblema dello scontro tra cristianità e Islam? E non ci ricordiamo che, per esempio, i cristiani di quell'epoca odiavano gli ebrei ferocemente. Proprio al momento di Lepanto, tutta l'opinione pubblica cristiana è convinta che è colpa degli ebrei se i turchi hanno fatto la guerra. Ci sono queste figure di grandi finanzieri ebrei che lavorano a Costantinopoli, finanziatori del sultano, consiglieri del sultano, e queste figure vengono additate dalla propaganda all'opinione pubblica in Occidente come i veri colpevoli della guerra. Ecco, quest'odio oggi ce lo siamo dimenticati, per fortuna. C'è l'odio all'interno del mondo cristiano, cattolici e protestanti. Si odiano e si fanno la guerra e si massacrano e si squartano e si bruciano sul rogo. E proprio quando alla vigilia di Lepanto Papa Pio V riesce a creare la grande alleanza, la Santa Lega, che dovrà unificare i cristiani cattolici contro l'Islam, ecco, in concistoro i cardinali discutono. C'è questa cosa, questa grande notizia, la Santa Lega è firmata. Dobbiamo avvertire anche i principi protestanti? Ma loro dicono i principi degli eretici. Ne parlano per un attimo e poi dicono no, assolutamente. Con i principi protestanti non si parla, anatema. Ecco, per loro anche quest'odio era fondamentale nella loro visione del mondo. Oggi nessuno penserebbe che l'odio fra cattolici e protestanti debba essere qualcosa di cui ci preoccupiamo. E allora viene da chiedersi, insomma, non si capisce tanto perché invece Lepanto debba essere rimasta come simbolo dell'odio fra musulmani e cristiani. O magari lo si capisce anche troppo. È il 1571, le galee cristiane, fossero queste commerciali come quelle spagnole, genovesi e veneziane, o galee della fede come quelle dei cavalieri di Malta, solcavano il mare che fu dei romani con molta apprensione. Dal 1435 in poi, infatti, dalla caduta di Costantinopoli nelle mani del sultano, il Mediterraneo era diventato sempre più un mare islamico. I pirati maomettani, inquadrati e appoggiati dai feroci giannizzeri, dispensavano morte e saccheggi sulle coste. Non fu per niente facile al nuovo Papa Ghisleri, Pio V, dirimere le varie beghe commerciali che da sempre dividevano Spagna e Venezia, le due potenze marittime del XVI secolo, ma finalmente il 25 maggio 1571 venne proclamata in Roma la Lega Santa, un patto mediterraneo contro il turco. L'Europa era preda di una coltre di lugubre incertezza, l'avanzata islamica sembrava inarrestabile, ma i fatti di Malta, dove 750 cavalieri avevano tenuto testa 40.000 turchi, ed infine respinto l'assedio che il sultano aveva posto all'isola, oltre a proiettare le loro gesta e quelle del loro condottiero La Valletta nella storia, avevano infuocato le fervide menti dei giovani europei, che non vedevano l'ora di emulare le gesta dei monaci guerrieri. Da Barcellona, le galee spagnole comandate dal fratellastro del re, Don Giovanni d'Austria, salparono alla volta di La Spezia, per imbarcare le truppe tedesche che il viceré di Milano aveva garantito alla Lega Santa, e un amico personale di Don Giovanni, Alessandro Farnese, il duca di Parma. Entrambi giovani e animati da quel desiderio d'eroismo,
che le storie dei cavalieri con cui erano cresciuti avevano fatto insorgere in loro. Ripreso il mare dal Golfo Spezzino, il giovane comandante si diresse a Civitavecchia per incontrare il Papa e ricevere da Pio V, oltre alla benedizione, lo stendardo con il crocefisso, emblema che avrebbe contraddistinto durante la battaglia la sua ammiraglia, la Real. Lasciata Civitavecchia, la flotta si diresse verso il porto di Messina. Il turco, intanto, teneva sotto assedio l'isola veneziana di Cipro. Nicosia era già caduta e la testa del Dandolo, reggente della città, portata in macabro dono a Marcantonio Bragadin, che a Famagosta non dava segni di resa, anzi, intratteneva con gli assalitori della Mezzaluna una dura resistenza. Purtroppo la caduta di Famagosta era vicina e non bastò neanche la resa delle armi ad impedire agli scagnozzi del sultano di saccheggiarla. Barba la Furia fu poi riservata allo strenuo difensore, il Bragadin venne infatti torturato e scuoiato vivo. Non contento, il marrano volle impagliare la sua pelle per esporla nella città divenuta islamica. Fu così che da Venezia presero un largo 105 galee e 6 goffe galeazze al comando di Sebastiano Venier, un irascibile aristocratico veneziano, avanti con l'età ma dal carattere indomito, un grande esperto di cose da mar. Costeggiando la penisola, i legni della Serenissima giunsero a Messina, dove si era data appuntamento la flotta della Lega. Nel frattempo, le carovane del mare del rinnegato calabrese Occhialì il Tignoso e di Carascosa, che avevano passato l'estate a saccheggiare le coste adriatiche, facevano rotta verso il golfo di Lepanto, dove l'avrebbe attesa l'ammiraglio Ali Pascià, convinto di svernare nel riparato golfo. Occhialì non si fece scappare l'occasione di assaltare la veneziana Corfù, non riuscendo a conquistarla, ma infliggendo ai cittadini offese ai corpi e alle anime. Lì riuniti saranno raggiunti dalla flotta proveniente dall'Egitto, comandata da Maometto Scirocco, così chiamato perché proveniva da sud-est come il noto vento e per non confonderlo con i già troppi Mehmed. Finalmente da Messina, la flotta della Lega Santa, ora al completo con le galee di Gianandrea Doria, salpa la volta di Corfù, decise a portare aiuto a Cipro, che si credeva ancora resistente. Durante il tragitto furono apportate alcune modifiche ai cannoni di corsia, i quali, privati del disturbo dato dal rostro di punica memoria, erano pronti a far fuoco sulla linea di galleggiamento delle navi nemiche. Trovare Corfù saccheggiata destò molta sorpresa, ma qui giungerà anche la notizia della resa di Famagosta e delle ingiustizie subite dal Bragadin. La flotta cristiana salpò perciò per Lepanto alla caccia del nemico islamico, animata da rabbia e sete di vendetta. Alle 8 del mattino di domenica 7 ottobre la flotta cristiana aveva già preso messa e l'equipaggio di mare e di armi si era comunicato, ricevendo così un'indulgenza plenaria. Alla vista del nemico furono liberati dai ceppi i rematori cristiani. Combattendo, avrebbero ritrovato la libertà. La flotta islamica era immensa, più di 222 galee e 60 galeotte, mosse da più di 41.000 rematori per portare alla guerra 34.000 soldati. Lo schieramento scelto dall'ammiraglio Ali Pascià era quello classico delle grandi battaglie, due folte ali a dritte a babordo, intente ad accerchiare la flotta nemica, e l'ammiraglio al centro, visibile dalle ali, per impartire comandi visivi. L'ala di dritta era stata affidata a Maometto Scirocco, pratico dei bassi fondali del golfo e dotato di numerose felucche, imbarcazioni leggere e con poco pescaggio, adatta ad accerchiare le più ingombranti galee. Quella di babordo era invece al comando di Occhialì, forse il più esperto dei capitani ottomani. Anche la flotta cristiana era enorme, ma disposta in lunghezza e benché navigasse compatta aveva creato tre enormi blocchi. Al comando delle imbarcazioni della Lega c'era Don Giovanni d'Austria con la Real, posizionata al centro dello schieramento. A suo fianco il veneziano Sebastiano Venier e Marcantonio Colonna, il comandante delle galee pontificie. Il blocco di babordo, composto da galee veneziane, era il comando di Agostino Barbarigo. Questi aveva assegnato le ultime galee sotto costa al Querini, che aveva appena appreso della morte del giovane figlio a Famagosta. Motivazioni personali e sacrificio per la fede si mescoleranno nel sangue e nell'acqua salata del golfo di Lepanto. Il blocco di dritta era invece appannaggio del genovese Gianandrea Doria, scaltro navigatore che aveva messo le sue galee a disposizione di Filippo II. Precedevano la flotta le sei imponenti galeazze veneziane, poco manovrabili e tozze, abbastanza da essere scambiate per navi da carico. Ma queste, una vera e propria arma segreta messa a punto nell'arsenale della Serenissima, erano tutt'altro. Paragonabili alle moderne corazzate, erano dotate di numerosi cannoni laterali, mai visti in battaglia. Le galee avevano infatti solo il cannone di corsia a prua. La decisione dell'ammiraglio turco di lasciarle stare per concentrarsi sulla flotta fu decisiva per la battaglia. Infatti, non appena gli enormi legni furono circondati, riversarono a dritta a babordo un vero inferno di cannonate, che avrebbero scompaginato l'inquadratura della flotta islamica e portato danni irreparabili alla stessa.
La battaglia era iniziata. Maometto Scirocco ed il Barbarigo si sfidavano sul lato nord del golfo, dove il vantaggio del turco sul veneziano era dato dalle veloci e sfuggenti feluche che, passando sui bassi fondali, inaccessibili anche all'agguerrito Querini, trovarono il modo di aggirarlo. Il faticoso rientro delle galeazze, comandate dai fratelli Bragadin, desiderosi di vendetta per la triste sorte di Marcantonio a Famagosta, e un'improvvisa insurrezione degli schiavi cristiani ai remi della galea di Scirocco, rovesciarono la situazione, dando la vittoria a un moribondo Barbarigo, che lasciò il suo blocco, ormai vittorioso, nelle mani di Federico Nani. Nel frattempo, sulla sponda sud del golfo, lo scaltro Doria si era sganciato dallo schieramento ed aveva intrapreso con Occhialì, altrettanto scaltro, un duello a distanza, che li avrebbe portati, senza sparare un colpo, in alto mare, lontano dalla battaglia e vicino all'incolumità delle rispettive galee. Al centro, contrariamente alla solita disciplina delle battaglie navali che vedeva i comandanti defilati per gestire la strategia, le due ammiraglie di Don Giovanni e delle Pascià si cercarono e facilmente si trovarono, scontrandosi a vicenda, creando una vera e propria isola di legno nel mezzo del golfo. La battaglia navale si era così trasformata in una guerra di terra e i giannizzeri e i terzi si sfidavano a colpi di frecce e di archibugi, ricevendo continuo supporto dal loro retro. Le armi cristiane ebbero la meglio e, ucciso l'ammiraglio Pascià, i malandati resti della flotta islamica ben pensarono di fuggire. La battaglia era vinta, il dominio islamico del mare era finito oggi. Ed ora che abbiamo capito come la Serenissima si è imposta come potenza marinare grazie alle sue innovative fortezze galleggianti, passiamo dalla storia alle canzoni tipiche veneziane. Eccovi allora il prestigioso coro Serenissima nella bellissima interpretazione del gondolier. Oh, eh! Oh, pe! Oe! Oe! Come c'è gioco dei basi, mi so e gondolier, e ancora il mare vedo volare, non ste curarvi di me, mi passo andare e a gondolier. Oh,
vigore. Come se gioco dei vasi, vasi, avviso e il gombo, che ancora il mare non vorrà. Non ste curarmi di me, mi fa sonare a gondoia. Sappiamo che una delle arti manifatturiere tipiche di Venezia è la secolare produzione di vetri, che ora vedremo prendere forma dalle abili mani dei nostri maestri vetrai di Murano, con l'accompagnamento della musica di Antonio Vivaldi, illustre compositore veneziano. Thank you.
è comprensibile come queste creazioni siano state sempre apprezzate in tutto il mondo. Passiamo ora a qualcosa di più fatuo e scherzoso. Cosa c'è di più allegro di cantare magari davanti a un fiasco di vino qualche bella canzonetta? Allora, vi propongo di cantare tutti assieme una simpatica canzone e a famiglia del Gobon. Forza, dai, cantiamo! Bravissimi! Ed ora focalizziamo l'attenzione sui nostri modi di dire, sempre molto coloriti. Vi propongo il simpatico giovane Leonardo Visentini, che
che per esempio vi ricorderà le tipiche frasi tipiche che i genitori dicono ai propri figli. Ho fatto una piccola ricerca recentemente e adesso, in questo video, vi espongo le frasi più famose dette dai genitori veneti. Falometto, ara che te taglio i viveri, questo non è un albergo, con tutti i scheghi che avevamo speso per farti studiare. Prega Dio che non te ciapa, adesso ci amo topare. Sempre fin peccavo erte ben, adesso tiro fuori a savatta. Ara che verso il cassetto dei sciafoni, mastega ben, vestio così ti me pare un singano. Come che te go fatto, te despo, se meglio che ti scampi con tutte le tue gambe. Te puoi piangere anche in greco, non te lo compro. Asse chi pie non sta strassi. Occio che ti metto in coeggio. Dai, di qualcosa che ti giro la testa. Prova a parlarsi di Gaicoraio. Guardami come te parlo. Ti sei inseminio. Tiga capio cosa che ti ho detto. Avi te, man. Ma i tuoi amici non gana a casa. Se non ti fossi mio figlio, te gaveria già copà. Non sta a correre che ti viene fame. Vien su che ti te lavi. Ma i te gabate già con l'acqua dei folpi. Magna e tasi. Te c'ha più un peadon che te sfio. Ma remengo ti e topare. Che a puttana di tomare che so mi. Ti tiro una sciaffa che il muro te ne dà un'altra. Dise tutto topare. Tuo santo è in carioa. Te mastego. Ma remengo. Te fico in letto coi calcagni per d'adrio. E pare perfino impossibile. Con te ciapo te faccio assaggiare il mesto. Se non ti arrivi in orario ti sta fuori a casa. Se non ti chiamo te metto a pane e acqua. Mia a tua età, se tavi fossi parongo. Ciò fantuin, ti me par fio di nessuno vestio così. Ma cosa che è il posto del cerveo? Se gaura, te pari in dormensà. Ti sedrio ciappar una brutta piega. Vien qua che golfero da stiro pronto. Te vanto e ti giro come un calzetto. Ti me par un pandoa. Dormi e non rompere i coglioni. Te cavo a pe e ti metto in mano. Stua ste luci che non go amanti all'enel. De botte ti te copavi. Tira su che braghe. Ti vedrà tuo pare stasera. Non sta a tirare il baun sul muro. Quergite a panza, ti vedi staman? Se la sorella d'estaltra. Svegliti che se primavera, tuo mare va cantando. Facciamo i conti casa, così a manco te piangi per qualcosa. Ma va a cagare sulle sucche. Finché ti sei qua comando mi, non cago mica schei. Con ti sei grande ti fa quel cazzo che ti vuol. Ma finché ti sei sotto a me capea, te fa quello che ti dico mi. Fa piano e fa presto. Ti sei nato sul bombaso. Ti sei diventato un bueo, magna de manco. Vara che ti arriva una sinquina. Ti sei drio a fare la vita da Michelasso. Magna e bevi non fa un cazzo. Ti ga proprio da ciappare esempio dai più stupidi. Va via prima che te coppa. Ma ti credi che fabbrico i schei? Ti me par spirità. Fermete perché se te ciappo te ne rago de più. Se non te va a tagliarti i cavei, ti taglio mi col faldin. Guarda che se vengo lì e te lo trovo, te lo faccio magnare. Fa come che te vuoi. Ah sì, uno peggio te che altro. Vestiti de più che te ciappi a morte. Cambiti mudande che se andiamo in ospedale, i pensa che siamo una famiglia de unti. Ti sei proprio fio de topare. Ti ga un dio par conto tuo. Impara a stare al mondo. Ma ti ga magnare merda al mago. Beccia sera che a porta te l'ho detto. Ah no, è già chiusa. Che ascaro che ti sei. Ti sei in drio come a cova destrusso. Se non ti va ben, va a mangiare in ristorante. Non ti sa cosa far? Me ne apporta finché non è sua. Va a messa che accesa non te casca in testa. Ara che se ti va avanti, ti aspetta il suore. Cinque schei demoni in scarsè non fa mai male. Oh, se arriva la contessa Sboroni. Bongo, parla con un sempio anche un cuo. Ed ora dagli usi e costumi passiamo alla culinaria. La cucina veneziana è veramente molto varia e fantasiosa, ma oggi ci siamo un po' dimenticati quei piatti semplici che le nostre nonne riuscivano a prepararci anche con poche risorse. Un cultore della cucina popolare è il fortissimo Cesare Colonnese, che ora ci illustrerà simpaticamente come preparate il classico paparoto. Buon appetito! Cosa ti mangi in cuoti? Ah, peste? Buon. Sì, anche a me, sono da Fieri Alto, con tutto, è qua di rospo. Qua di rospo, è passo ai griglie, ecco qua soletto, è fatto sulle griglie, verso i balconi, ti sa, una bella qua di rospo, un poco di radicchio di Treviso. No, pan nonno, che ne mangio, sono in dieta. Va bene, se sentiamo dopo, buon appetito anche a te, è ora che cucino il pesce che vuole il suo tempo. Ciao, ciao, ciao. È il pesce, sì, ma qua è il pesce. Ma qua è il pesce, non stai che mica dire a nessuno, se è già una bugia. Anch'io. Mi scappa il pesce e non ve ne go, e a qua de rospo, e a qua de rospo mi hai sogno di notte che vado in letto. Perché non sei crisi, sei miseria, sei diverso. E a crisi sei una roba che dura poco, dopo è passa. Ma quando che una roba dura tanto, se fosse una crisi matrimoniale ti divorzi, ma qua da chi ti divorzi? Niente, insomma, facemo il paparotto. Sai cosa che sei? Già era tutta una sbrodaglia che si faceva, con tutti gli avanzi che si aveva, nei tempi di guerra con Ogegera Schei, una roba anche a nutriente.
Adesso prepariamo tutto. In segreto, non stai che di niente a nessuno. Perché a miseria non sei sbandiera, sei tase. Cosa ne serve per fare sto paparotto? Ne serve una teccia capiente, dell'acqua che mettiamo a scaldare, un poco di sal, perché nell'acqua dovremmo mettere il dado con sta massa schei, un poco di sal fin. Pan vecchio, una patata, se gave, anche vecchia. Mi ha domandato qui di sopra la patata, e me ne ha data una sua, e ha detto che ne aveva do. I bisi mi ha dato sta qua di fronte, chi se quei surgeai, mi va benissimo. De mio che metto un tocco di aglio e un tocco di pan e dopo l'olio di oliva, cioè quello sì, se no l'energia dove si è a togo. Dopo vi domandé perché so grasso, che ti mangi tanti carboidrati, ti ingrassi. Adesso guardemi che facciamo una ricetta veramente semplice e anche economica. Insomma, adesso che l'acqua si è calda, cominciamo a preparare la nostra ricetta. Intanto il sal. Un poco di sal. Subito buttiamo il pan che abbiamo. Passi a vedere anche del pan vecchio, dal panificio, cosa ve ne frega, se non che si schei, non che ne si è. Se taggia tocchi il pan, coi man, se spacca tocchi e se butta nella teccia. Magari se avete panini, come in sto caso, uno è butte e uno è mette da parte per la prossima volta. Butte i bisi, ecco qua. Scrocchè, andate a mandargli ai vicini. Una patata, una segue, un ive, può dire di no, fa se finta dei pomi. Che dice sempre come che faccio mi, che domani fa se spese che ha dendrio. Un tocco di aglio che gli dà gusto, c'ho l'aglio se, e poi fa anche bene. Tanto per ora non dobbiamo basare in bocca a nessuno. Un bel tocco spigolo di aglio e dopo una patata. E ora, e apriamo bene. E attaggiamo a tocchettini sta patata, così si ciappa ben bene il gusto. Senti che profumo, che odor, che fame, c'ho. Una bella patata, ma che patate fiappe che gasta qua di sopra. E fa tanto ai signorona. E dopo ti vedi, e dai, patate tutte fiappe, così tagliate a tocchetti piccoli. E assiamo 10 minuti a cucinare. Ogni tanto chiediamo una bella misiada, perché c'ho il paparotto, perché ecco, una bella misiada, e ghesontemo l'olio di oliva che ne dà energia, carboidrati e un po' di energia, olio di oliva. Poi più che remenemo e manco si capisse che se pan, perché c'ho, supponi chi suona il campaneo, gli altri non dovevi dirgli a tutti cosa che se è una prelibatezza dove dirgli, ecco, non si vede neanche più che se pan, non si capisce come me gode smentega una roba importante che vuole un poco de presemo anche, ecco qua in surgeator tutto quello che gave. Senti che profumo, e robe naturali è sempre più buone che se poco da far. Questo è un mangiare leggero, questo non ve resta su stomaco. Deve essere riposare 5 minuti, niente grana, niente di niente. Cusise completo, olio d'oliva e basta. Non serve formaggio, non che va altro, perché dopo diventa pesante, se no. Guarda che colori, guarda che spettacolo. Per chi mangiare di campagna, proprio di una volta. Ancora, scusami un attimo, pronto? Sì. Se go cucinare il pesce sodrio. Titi ga cucinare? Buon? Immagino. Anche questo ga d'essere buon. Sì, sì. Ma so de fretta, te asso perché go il pesce su a griglia, che se Dio c'ha se tacca tutto. Se sentimo dopo, ciao, ciao. E se ca gentile, mi ha detto buon appetito. E è veramente a specialità che si faceva una volta ai tempi di guerra, quando che non c'era schei, insomma. Questa è la verità. Comunque, pan,
una patata, un pochi di avanzi, un pochi di bisi vecchi, di quelle di sola, che domandeghi a tutti. Fa se così con un poca di acqua e questo è il paparotto. Dopo ti taggi. Sarebbe patata un po' dura, ma va bene lo stesso. Però non è magno tutto. Comunque, quello che dopo resta non va a buttare via, perché se pecca. Io metto in frigo e domani lo tiro fuori, posso fare degli arancini. Aspetta, telefono. Non mangi più da vita io. Insomma, quello che resta non va a buttare via. No, non ti va di a Stefano, se no non ne faccio più. Va di a. Insomma, quello che resta non va a buttare via, perché io metto in frigo, domani lo tiro fuori, casomai che domando un vovo a quella di fronte, insomma, invece che a quella di fronte, a quella sua destra, e con vovo che dago una bella sbattua e faccio dei baite, dopo il friso un po' con l'olio e faccio dei bei arancini, che se te vieni di ospiti non sa neanche a cosa che sei. E a miseria, miseria se. Se inutile che facciamo i ricconi e buttiamo via schei. Questo periodo qua si mangia così, ma dopo è fin fine, vada, vi dico la verità, mi so felice io stesso, però il primo che sul ponte mi dice, ma perché ti sei così grasso, gli dago un pugno in bocca! A Stefasio, sarte in saor, se quel che se mangia redentor, coi uovo e coi anguri. Ma che sputo! Hai curve pane, non so perché. Simpaticissimo. Ed ora, nella speranza di avervi fatto trascorrere una oretta piacevole e di rivedervi numerosi anche la prossima volta, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto proponendovi il famoso gruppo musicale veneziano dei Pittura Fresca nella celebre canzone I Pink Floyd, dove si prende un po' in giro il memorabile concerto di Pink Floyd avvenuto a Venezia alcuni anni fa. Dai, andiamo a vedere i Pink Floyd! Ciao!
sevi moi, ti sevi mo, ma dove vuoi da? Di quasi proprio sto mai. Ai, ai, da ma vedere mi fly. Ai, da ma vedere mi fly. Ai, da ma vedere mi fly. Assieme le due tisse mi guardano molto minacciosi e mi...